Bene, rieccoci qui a parlare di stampa, stampa delle nostre foto, stampa di tante nostre foto. Io sono uno, lo sapete attraverso i tutorial, ormai ci conosciamo da un pochettino, che sostiene che le nostre immagini, i nostri scatti dovrebbero veramente uscire dal monitor, perché la foto stampata è poi la nostra vera foto. Stampata con i colori che intendiamo, stampata con la profondità, con i neri che ci aspettiamo e via dicendo. E siccome io sono un gran rompiscatole sulla stampa delle mie foto, sono andato a cercarmi tra le mille offerte che esistono sul web per quanto riguarda i servizi di stampa. Servizi di stampa che, ripeto, ce ne sono veramente tantissimi. Il problema rimane quello di dire, vabbè, da dove comincio, a chi mi rivolgo, chi c'è dietro questi servizi. Ci sono delle grandi industrie, dei gran macchinari, ma le persone che poi prendono in mano le mie foto, ecco, questo era il mio cruccio. Anche perché avevo un progetto di un fotolibro, di un calendario, quindi tutta una serie di cose che ci toccano molto molto da vicino. Ed ecco che incontro Manuel del Fotoalbum, un progetto che tra l'altro nasce da un background molto molto interessante, soprattutto per chi fa fotografia, la mastica e la stampa. E quindi chiediamo a Manuel da dove nasce tutta questa cosa. Allora, dunque, il progetto nasce da un'esperienza che deriva dalla Fotolito negli anni Ottanta, quindi l'azienda ha sempre avuto un certo background nella gestione del prodotto e del colore. Il progetto poi nasce da che cosa? Nasce da la volontà di dare alle persone, agli utenti in questo caso, un servizio che potesse stampare loro le loro foto in una stampa che fosse allo stesso tempo qualitativa e che si elevasse anche un po' di più culturalmente rispetto alle classiche stampe 10x15, no? E da qui che nasce il discorso del fotoalbum, cioè poter creare un libro con le proprie foto a colori. Questo senza necessariamente avere magari un background noi utenti di stampa di livello professionale, ma anche di impaginazione di livello professionale. Esatto. Il progetto nascendo nel 2008 si poneva proprio questo come obiettivo, cioè dare a tutti gli utenti un servizio che fosse intuitivo, che fosse semplice e soprattutto che non richiedesse competenze troppo specifiche nell'ambito della stampa, che negli ultimi anni, con l'avvento delle nuove tecnologie, vede tutti i processi produttivi comprimersi sempre di più. Io dico sempre, negli anni 80 e negli anni 90, per la produzione di un catalogo a colori, di un libro a colori o di qualsiasi un volume d'arte, qualsiasi cosa, potevano volerci anche dei mesi. Adesso con il nostro servizio, grazie al nostro progetto, appunto, qualsiasi utente può avere un libro a colori con le proprie foto, con i propri contenuti a casa in circa 5 giorni lavorativi, no? Quindi è proprio qui sostanzialmente che noi cerchiamo di offrire qualcosa di diverso ai nostri utenti. Ecco, qua arriva la nota dolente, perché poi il max della situazione, che stampa sia colori che in bianco e nero, dice sì, io ho fatto questo scatto, mi aspetto che venga fuori così. Quindi il fatto che io mi rivolgo a Manuel, al Fotoalbum, è perché so che di base avete una forte competenza nel trattare il colore, ma non solo competenza, anche cura. Certamente, il concetto che sta alla base del nostro lavoro è proprio fare le cose con cura e cercare di dare un servizio che soddisfi poi quelle che sono le aspettative del cliente. Qua c'è un concetto importante che secondo me bisogna evidenziare.
Normalmente il web è percepito come qualcosa di estremamente impersonale. Non si sa bene chi sono le persone che stanno dall'altra parte di questo portale, che appare qualche volta anche freddo, magari qualche volta più caldo, questo non importa, però non si sa bene chi ci sta dietro. Ecco, diciamo che noi cerchiamo di esprimerlo con il nostro servizio, che siamo noi dietro, e siamo delle persone che mettiamo la nostra passione, le nostre competenze al servizio degli utenti. La cosa principale, la cosa che a noi sta più a cuore, è che quando l'utente è davanti al portale, davanti ai nostri applicativi, che sta diciamo facendo di fatto un atto di fiducia nel concederci i suoi scatti, no? Per la nostra stampa, nel momento in cui poi va a aprire il pacchetto, perché gli sono arrivati questi libri, queste foto, questi calendari, eccetera, lì deve essere veramente soddisfatto e avere ripagato il suo atto di fiducia attraverso, diciamo, la bontà del nostro lavoro. Questo è quello che più conta per noi, di fatto. Quindi la cosa veramente importante è che le foto non passano dal server web sul quale l'utente le carica dopo averle impaginato con uno delle vostre soluzioni software, sia online che desktop, e vanno direttamente all'apparecchiatura di stampa. Si fermano in mezzo perché qualcuno le prende in mano, le guarda, le osserva, le capisce e decide qual è la strada migliore per stamparle e come. Certo. Questo è fondamentale, è proprio il concetto che sta alla base del progetto, cioè quello di dire: ok, sei un utente, non sei un super professionista e un super conoscitore di quello che è il mondo, tra virgolette, chiamiamolo prestampa, di gestione del colore o come lo vogliamo chiamare, e allora è qua che interveniamo noi, cioè apriamo quello che l'utente ci ha mandato e cerchiamo di capire che cosa aveva in mente, che cosa avesse in mente l'utente dall'altra parte del computer nel momento in cui ha premuto sul famoso tasto invia. Ecco. Ok, questo è un trattamento che si riserva sia a chi stampa i propri scatti homemade, per dire che se li fatti così come scatti ricordo, ma anche per il professionista. Il professionista poi magari è anche quello che non necessariamente è un fotografo di professione, ma intendiamo anche quelli che seguono i tutorial di InDesign su Total Photoshop, di Photoshop, Lightroom, eccetera eccetera, e decidono di impaginarsi per gli affari propri con InDesign il proprio fotolibro, l'album di nozze, piuttosto che. Anche in questo caso ci sono delle soluzioni? Certamente, il discorso è comunque quello di dare un servizio qualitativo a tutti. Logicamente ci sono degli utenti che siano professionisti, che siano utenti evoluti, quindi che hanno capacità di utilizzo software superiori, che hanno delle necessità che sono diverse sostanzialmente, no? Rispetto a quello di un utente, diciamo, medio, o di un utente che non ha competenze specifiche nella gestione dell'immagine e dell'impaginazione. Ricordiamoci sempre che io sostengo che impaginare è un lavoro, d'accordo? Quindi c'è chi lo fa di mestiere, e chi lo fa di mestiere o chi lo fa anche solo per passione, perché è una cosa che ha imparato a fare, noi forniamo degli strumenti molto specifici, diciamo, per poter creare, diciamo, fotolibri, calendari o anche fotolibri professionali attraverso il software che si usano in maniera abituale. Penso a Photoshop, ma penso soprattutto ad InDesign. In particolare noi abbiamo una sezione riservata del nostro sito dove si possono scaricare tutti i template grafici con tanto di istruzioni, dove viene indicata ad esempio la linea d'abbondanza, la linea di rifilo, la linea di bleed e quant'altro. E inoltre forniamo anche un pratico preset da diciamo poter installare all'interno di InDesign, così non ci si deve accapigliare, no, con diciamo tutte le varie preferenze per fare il PDF e quant'altro. Questo preset crea un PDF che sarà sicuramente conforme per la stampa presso il nostro laboratorio, appunto, e diciamo con un piccolo loader viene caricato e si può in maniera proprio in pochissimi minuti completare l'acquisto sul nostro portale, configurando poi il prodotto, perché non dimentichiamoci appunto che i nostri prodotti possono essere molto customizzabili. E infatti un altro punto
che io ritengo di forza del nostro progetto è proprio questo, cioè cercare di offrire quante più soluzioni di stampa possibili per cercare di andare a soddisfare tutti i palati, ma non solo, non è solo una questione di soddisfazione, è anche una questione di esperienza. Cioè, noi abbiamo le fotografie sul computer e, come dici giustamente tu, bisogna stamparle, cioè per avere un'esperienza hardware, se mi concedi il termine, differente rispetto alla classica visualizzazione sul monitor. Questa esperienza hardware può essere veramente differente e quello che noi preme è cercare di differenziare sempre di più questa esperienza, e da qui appunto nasce la volontà di offrire supporti di stampa differenti, sempre più particolari e anche resistenti. E su questo aspetto posso garantire, avendogli veramente torturati all'inverosimile per ottenere le stampe che volevo, che il risultato finale è veramente da vedere. Abbiamo fatto una serie di esperimenti insieme, ma esperimenti della serie buona alla prima, perché, e Manuel lo ha capito, io sono un vero rompiscatole sulla stampa delle mie foto, perché sono innamorato del lavoro che faccio, come moltissimi degli utenti che ci seguono e che hanno imparato o che scattano per professione. Chiudiamo con qualche indicazione pratica, concreta, da dare ai nostri amici per capire quali sono quel paio di malizie per avere poi delle stampe veramente efficaci. Allora, il primo consiglio e diciamo la prima cosa che bisogna tenere ben presente è quello di selezionare quelle foto che sono meritevoli di essere stampate e quelle che non lo sono, o anche se lo sono potrebbero causare degli effetti tra virgolette inaspettati in fase di stampa. Questo perché, come diciamo sempre, la stampa non mente, cioè la stampa va diciamo a riprodurre quello che c'è nel file. Quindi particolare attenzione a quei file che si portano addietro degli artefatti all'interno diciamo della loro descrizione, quindi mi riferisco soprattutto alle immagini scattate con ISO molto alti e le immagini scattate in controluce, o peggio ancora mosse sostanzialmente. Se queste immagini porteranno addietro del disturbo, del rumore, la stampa non le perdonerà, cioè la stampa in qualche modo, se possibile, sarà ancora più severa del monitor, cioè andrà a evidenziare questi difetti in maniera molto marcata. Di conseguenza, oltre a una piccola esperienza in termini di stampa, cioè bisogna avere almeno stampato qualcosa, bisogna poi andare a sviluppare tutto un certo palato, tenendo in considerazione questi piccoli fattori, per andare a selezionare quelle immagini che poi andranno a creare un prodotto ottimo sostanzialmente. Bene, quindi per chiudere torniamo a ricordare quello che in realtà facciamo spesso, cioè dobbiamo, sia come fotografi che come amanti semplicemente della fotografia, dobbiamo tornare ad essere anche un pochettino più rigorosi noi, cioè non dobbiamo aspettarci che chi prende in mano le nostre foto, Manuel e il fotoalbum, siano quelli in grado di curare chirurgicamente ogni difetto digitale delle nostre immagini. Dobbiamo avere il coraggio di fare delle scelte, questo lo diciamo spesso nei tutorial di fotografia, di Lightroom, di Photoshop. Ma a questo punto il nostro prossimo appuntamento sarà online, perché vogliamo vedere insieme, dimostrare, far vedere ai nostri amici come funziona nella pratica concretamente il servizio del fotoalbum per far prendere vita alle nostre foto attraverso stampe veramente efficaci. Quindi appuntamento di nuovo con il fotoalbum su Total Photoshop, e come diciamo sempre, pensieri positivi, buona luce, buoni scatti, e ci vediamo al prossimo tutorial.